cioè risolve nessun problema. Né affrontare. In attesa che arrivi a dar manforte il premier Silvio Berlusconi, questa mattina ci ha pensato il ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, a dare sostegno elettorale a Gianni Lettieri, l'uomo su cui il PDL ha deciso di puntare per strappare dopo 17 anni il comune di Napoli al centro-sinistra. Per la verità all'incontro erano presenti tutti i pezzi da 90 del partito, seduti allo stesso tavolo, ma agli antipodi l'ex sottosegretario all'economia Nicola Cosentino e il governatore Stefano Caldoro, che non si vedevano nello stesso posto dai tempi dello scandalo del finto dossier contro il presidente della regione Campania. Il clima è comunque sereno e Giovanni Lettieri ne approfitta per illustrare ai tanti presenti i punti principali del suo programma. Prioritaria sarà la risoluzione della questione rifiuti, mai risolta, come testimoniano le 1900 tonnellate di sacchetti che si trovano da giorni nelle strade di Napoli. La gestione dei rifiuti deve essere sprovincializzata perché il comune, l'amministrazione comunale si deve prendere in primis la responsabilità della gestione dei rifiuti, deve sapere cosa fare, deve indicare cosa fare, si deve assumere l'onere e l'impegno a risolvere le questioni, per cui provincia, regione, insomma credo sia una cosa abbastanza articolata in questo momento. Io l'ho chiesto al presidente Caldoro, che è d'accordo, sprovincializzare la gestione e affidare al comune la responsabilità di risolvere, e io credo che si deve fare. Un programma che trova d'accordo anche il governo. Se c'è una sola città in Italia che ha questo grave problema, evidentemente il problema riguarda una gestione a livello locale che ha incontrato, diciamo, tantissime difficoltà e che ha portato a questa condizione. Ci vuole anche in questo caso un'assunzione di responsabilità, ci vogliono amministratori che, come giustamente ha poc'anzi detto Gianni Lettieri, si assumono le responsabilità per affrontare e risolvere definitivamente questo problema. Data la rilevanza di questo, non mancherà il governo, come ha fatto precedentemente, di essere vicino insieme alla regione all'azione e al lavoro che nella fase iniziale dovrà mettere in campo la nuova amministrazione comunale. Grazie.